Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di 12:30 CEV dedicata alla didattica a distanza. Oggi sono con noi il presidente del consorzio CEV Andrea Tasinato. Buongiorno. Buongiorno. La dottoressa Silvia Polato, dirigente scolastica del Bosco Galilei di Adria. Buongiorno. Buongiorno. E Giuseppe Catania, sindaco di Mussumeli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo come sempre dal presidente Tasinato, a cui chiedo un'opinione sul fatto che veniamo da un lockdown di questa primavera, ci ha costretto al divieto di distanza e ci ha trovato sicuramente impreparati. Poi la riapertura e adesso di nuovo la didattica a distanza per i licei. Secondo lei com'è stato gestito questo secondo ritorno alla DAD e si poteva fare di più per colmare eventuali lacune che ci sono state? Beh, sicuramente il secondo turno è molto migliorato rispetto al primo, no? Il primo eravamo tutti di fatto impreparati. Gli unici che magari potevano essere preparati, ma perché è da anni che lo fanno, sono le strutture formative, sono le università online, cioè sono le strutture che per loro antonomasia hanno il processo organizzativo strutturato sulla DAD. Per il resto, in realtà, eravamo tutti un po' impreparati, sia dal punto di vista della tecnologia, sia dal punto di vista proprio della metodologia e anche dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione del lavoro. La seconda fase, invece, trovo che tutto sommato sta funzionando abbastanza bene. Ovviamente, vedo e riscontro dei disagi. Soprattutto legati all'infrastruttura, quindi alla connettività, cioè a fatti meramente tecnologici. In questo siamo impreparati. Siamo impreparati sia come famiglie, perché non in tutte le famiglie arriva la stessa connettività con la stessa velocità e con la stessa limpidezza, e anche nelle scuole, nel senso che è vero che questa fibra sta comunque prendendo piede, però teniamo presente che la fibra esiste da oltre 15 anni, quindi voglio dire, queste tecnologie sono nella terra della tecnologia, sono già superate, non so se mi spiego, e quindi noi siamo in ritardo effettivamente di 15 anni dal punto dell'infrastruttura. Per il resto, immagino insomma che la didattica a distanza sia premiante e sia anche da conservare. Ecco, io non sono poi dell'opinione di portare tutti subito in aula. Se funziona, e mi pare che stia funzionando, insomma, procederei, ecco, in questa direzione. Dottoressa Polato, come hanno gestito, come avete gestito voi dell'istituto la DAD durante il lockdown? Immagino appunto, come ha detto, che foste impreparati perché è arrivata all'improvviso questa prima ondata. E poi le chiedo anche come è stato ritrovare gli studenti, che emozione ha avuto nel vedere un ritorno a scuola e come gli studenti hanno preso questo secondo ritorno alla didattica a distanza, quindi dover abbandonare i loro compagni. Sì, intanto ricordo che improvvisamente è stato deciso che gli studenti non sarebbero tornati a scuola dopo le vacanze di Carnevale. E quando abbiamo saputo questo, abbiamo cominciato a pensare come tenere i contatti con gli studenti. I primissimi giorni soltanto via email, e praticamente con dei problemi perché non avevamo le email dei ragazzi o dei genitori. Tra l'altro, in quell'epoca ero anche reggente in un istituto comprensivo, quindi con problematiche notevoli. E abbiamo pensato subito di organizzarci, quindi nel giro di una settimana abbiamo fatto delle riunioni nelle rispettive scuole, ho fatto delle riunioni e così riunire lo staff con le competenze giuste, l'animatore digitale, il team digitale e poi i miei collaboratori, siamo riusciti attraverso una riunione,
ultime riunioni che si potevano tenere in presenza, siamo riusciti ad approntare una organizzazione. E quindi sicuramente intorno al 10 marzo noi eravamo già pronti per partire con le aule virtuali e quant'altro. Era veramente difficile organizzare il tutto, però ce l'abbiamo fatta. Devo dire che gli insegnanti si sono prestati subito attraverso un lavoro di coordinamento, naturalmente un lavoro top down, quindi ciascuno ha il proprio ruolo, ciascuno dà le indicazioni ai propri colleghi. Ed ha funzionato. Diciamo al liceo era possibile partire, c'erano i presupposti, quindi attivato attraverso il registro elettronico, le aule virtuali, abbiamo individuato delle piattaforme. All'inizio non avevo dato delle indicazioni troppo prescrittive relativamente alle piattaforme, ma dopo abbiamo dovuto uniformare un po' tutto e quindi scegliere una piattaforma per tutti quanti, perché questo avrebbe creato dei problemi. Al primo ciclo è stato più difficile ovviamente per quanto riguardava i bambini della primaria, perché poi c'erano tante famiglie straniere, la difficoltà di far seguire i bambini, i nonni non erano in grado di farlo, quindi lì diciamo è stato molto difficoltoso. Le maestre sono state brave perché attraverso anche sistemi informali come per esempio WhatsApp hanno mantenuto i contatti con le famiglie, mandavano i compiti, se li facevano restituire, li correggevano, e dopo lì, anche lì però è stato un pochino più lungo il processo, abbiamo creato una piattaforma e appunto gestita dall'animatore digitale, e un po' alla volta tutti si sono inseriti. Quindi diciamo, prima siamo riusciti a partire con il liceo, avevamo già tutta un'organizzazione ben approntata, e un pochino più lento è stato con la primaria nel primo ciclo. E, per quanto riguarda i dispositivi, posso dire che subito il Ministero si era attivato per farci avere i soldi per l'acquisto dei dispositivi da dare in comodato d'uso, quindi siamo riusciti ad averne parecchi e siamo riusciti a distribuirli. Il problema è rimasta però la connettività. Certe persone, anche se avevano i modem, anche se avevano il dispositivo e abitavano in zone molto lontane, senza infrastrutture, e certi quindi sono rimasti isolati. E, sto parlando appunto del primo ciclo e di Ariano, la zona di Ariano che magari è meno servita, mentre altre zone erano sicuramente più servite. Però diciamo che il problema era poter consentire ai bambini più piccoli di avere un contatto costante, e tanti bambini non riuscivano ad avere questo contatto costante. Per quanto riguarda il rientro a scuola, noi ci siamo preparati durante l'estate, seguendo tutte le linee guida, abbiamo studiato tantissimo, riunioni, poi è stata fondamentale la collaborazione delle varie figure all'interno della scuola, nel primo ciclo anche il rapporto con l'amministrazione comunale, per poter rientrare, verificare anzitutto se c'erano gli spazi sufficienti per mantenere il distanziamento e quant'altro. È stato un lungo lavoro di studio, di indagine, poi alla fine siamo riusciti a far venire tutti i ragazzi a scuola in presenza. Diciamo che come scuole, non solo la mia ma anche le altre, eravamo sicuramente preparati, perché almeno nella mia zona, adesso io parlo soltanto per la realtà che conosco, eravamo riusciti a garantire il distanziamento di un metro, naturalmente con grande difficoltà, però le condizioni c'erano. E quindi eravamo abbastanza sereni. Abbiamo preparato protocolli su protocolli per il personale, distinti per categorie, personale non docente, personale docente, gli studenti, le famiglie, e quindi c'è stato un fermento, diciamo, di attività, un impegno. Eravamo pronti per rientrare, solo che quando è stato il momento di rientrare, c'era un punto interrogativo ed erano i trasporti.
I ragazzi sono arrivati a scuola, tutti quanti, puntuali, ogni giorno erano puntuali, non abbiamo avuto bisogno di scaglionare gli ingressi, diciamo, li abbiamo differenziati, siamo riusciti a fare in questo modo, quindi con pochissimi disagi. E non avevamo altra scelta perché non avrei potuto organizzare in maniera diversa l'orario con turni pomeridiani, per esempio, improponibile per me e anche per i miei colleghi. I ragazzi, ovviamente, è stato un ritrovarsi, c'è stato un grande entusiasmo, però vivevamo giorno per giorno con la paura di dover chiudere. Poi si è chiuso, almeno per il liceo, poi si è chiuso e immagino che sia stato uno shock per molti studenti. Sì, è stato uno shock, ma le dirò uno shock soprattutto per noi adulti, perché gli studenti, e adesso parlo soltanto della realtà che conosco in questo momento, cioè il liceo, gli studenti si sentivano già preparati e abbiamo dato i dispositivi in comodato d'uso a chi ne era ancora sprovvisto, quindi erano tutti dotati di dispositivi. Ho dato la possibilità agli studenti, poiché avevano problemi di connessione, di venire a scuola e quindi qualcuno è venuto a scuola, qualcun altro no, ha preferito rimanere a casa, nonostante io abbia dato indicazioni chiare, ho detto se avete problemi di connessione venite a scuola e garantendo naturalmente il distanziamento, la sicurezza. Anche perché c'era questa nota ministeriale che mi consentiva di farlo, cioè agevolare non solo gli studenti in situazioni di disabilità, non solo gli studenti cosiddetti BES, con bisogni educativi speciali, ma anche coloro che avevano problemi di digital divide, che può essere inteso in vari modi. I dispositivi li avevano, ma se non c'è la connettività è un caso di digital divide. E allora ho dato questa possibilità, ma devo dire che i miei studenti hanno preferito rimanere a casa perché hanno detto che andava tutto bene, però qualche problema di connessione lo stanno riscontrando nonostante tutto, però forse in certi casi può darsi anche sia un po' strategico, una tattica e Fin da sappiamo come funzionano le cose. Questo è un problema. Sindaco, il problema è diffuso, quello dell'infrastruttura, lo citava prima il Presidente, l'ha citato la dirigente. Da voi com'è stata la situazione e cosa ha potuto fare l'amministrazione per aiutare in questo momento la didattica a distanza? Sappiamo che è prerogativa della scuola, però comunque il Comune ha sicuramente possibilità di dare un supporto strategico in questo. Sì, intanto Mussomeli ha una popolazione scolastica di circa 2.400 alunni divisi equamente tra il primo ciclo, quindi le scuole, le comprensive, diciamo elementari, medie e materne, e invece le secondarie. E in realtà la problematica riguarda le infrastrutture su due fronti, uno sulle infrastrutture materiali, quindi sulle aule, a causa ovviamente dei protocolli di sicurezza e quindi del distanziamento sociale da rispettare, l'altra invece appunto le infrastrutture tecnologiche legate alla fruibilità della formazione a distanza. Sul fronte delle infrastrutture materiali, come amministrazione abbiamo investito dall'inizio della pandemia ad oggi circa 70.000 euro per l'adeguamento delle aule, soprattutto per quanto riguarda le aule delle scuole primarie, quindi cercando di ampliare quelle aule che non garantivano il corretto distanziamento sociale in termini di metri quadri per alunno. Sul fronte invece tecnologico abbiamo lavorato su più fronti e a più mani, nel senso che insieme alle dirigenti scolastiche abbiamo proceduto, coinvolgendo le associazioni di volontariato, alla distribuzione in comodato d'uso appunto dei supporti tecnologici necessari a poter effettuare la formazione a distanza. Come amministrazione
Stiamo in questo momento potenziando la rete di connettività, stiamo lavorando sul progetto di wifi gratuito su tutto il territorio comunale per consentire anche alle famiglie che sono più vulnerabili e che hanno maggiori disagi di tipo economico di poter accedere alla formazione a distanza. 3 anni fa era stato fatto un investimento per la realizzazione della fibra sul nostro territorio, diciamo manca un ultimo pezzo che riguarda l'ultimo miglio, che ancora non è potenziato come in media dovrebbe essere. Quindi diciamo che la criticità che stiamo riscontrando ad oggi è appunto sul potenziamento dell'infrastruttura tecnologica relativamente a quest'ultimo tratto che porta la connettività dalla centrale alla scuola o alla famiglia o a ciascuna famiglia. E dall'altro invece qualche criticità la riscontriamo anche per quanto riguarda la disponibilità di spazi, quindi di locali, soprattutto per le scuole superiori, locali ovviamente che siano idonei, tant'è che in questo momento la formazione a distanza si configura come una valida alternativa alla gestione della programmazione didattica in assenza appunto di aule sufficienti a garantire il distanziamento sociale da parte dei ragazzi. Dottoressa Polato, torno direttamente su di lei, in parte ha già risposto alla mia prossima domanda che era sui dispositivi, dicendo che insomma siete riusciti, avete avuto la dotazione necessaria per coprire questa esigenza. Però le chiedo anche questo, gli insegnanti anche per loro la sfida, la DAD è stata una sfida, molti in età magari più verso la pensione non sono avvezzi all'uso di tecnologie, insomma com'è stata questa esperienza e sarebbe necessario forse più formazione anche in prospettiva di poter, speriamo di no, ma tornare a usare la didattica anche per altri, in altre circostanze, insomma, quella distanza. Sì, diciamo la verità, abbiamo tanti docenti che hanno superato i 50 anni e molti di questi però subito si sono adattati, hanno imparato, qualcuno ha avuto bisogno di un po' più di tempo, però grazie al supporto del team digitale, grazie al supporto di colleghi, siamo riusciti ad attivare questo sistema di formazione interna e quindi con il consiglio, con le indicazioni, anche con momenti di formazione fatte online, ovviamente, coloro che avevano questi problemi di gestione delle piattaforme sono riusciti a superarle e a utilizzarle. Certo, lei parla di formazione, la formazione è sempre indispensabile. Siamo in una società in cui occorre essere costantemente aggiornati e questo lo stiamo dicendo agli studenti e ai docenti da molto tempo, cioè non si è arrivati alla laurea, non si è vinto un concorso per poi rimanere così stabili, cioè c'è una necessità di evolvere continuamente per comprendere anche i cambiamenti sociali, in questo caso tecnologici. E sicuramente abbiamo bisogno anche di migliorare, perché è chiaro, adesso un po' tutti hanno imparato a utilizzare le tecnologie, a utilizzare le piattaforme, però ci sono delle problematiche che vanno risolte, affrontate, e lo stiamo facendo un po' alla volta, del tipo gestire in maniera efficace, per esempio, una lezione a distanza. Non è sufficiente adottare lo stesso sistema della lezione frontale, per cui occorre gestire in maniera diversa il tempo, le attività. Il tempo, per esempio, non l'ho detto prima, è ridotto, perché da 60 minuti abbiamo portato a 45 minuti l'unità oraria, secondo le indicazioni ministeriali, e poi abbiamo dovuto tagliare anche il numero di ore settimanali, cioè le garantiamo tutte. Da lezioni in presenza abbiamo mantenuto lo stesso orario, però non sono tutte in modalità sincrona.
proprio perché diventa veramente faticoso per gli studenti seguire 5 ore di lezione. Per cui ci sono alcuni momenti che noi chiamiamo forum, per esempio, in cui c'è il collegamento docente-studente, il docente è a disposizione, però magari dà delle attività più laboratoriali. E occorre proprio sviluppare maggiormente anche questa metodologia, sicuramente. E anche un altro problema è la valutazione. Quello è un problema che ci ha impegnato molto sin dal momento del lockdown, perché ci siamo resi conto che intanto non si potevano più fare le verifiche come prima, verifiche scritte, per esempio. È una tragedia, nel senso che naturalmente non sono attendibili i risultati. E quindi anche l'interrogazione fatta in un determinato momento può essere anche non attendibile, anche se prendiamo tutti come dire, le precauzioni possibili per poter accertarci che lo studente non adotti forme di cheating, cioè diciamo, insomma, che studiare è più facile, avere suggerimenti è più facile E allora stiamo cambiando anche, stiamo sperimentando delle modalità di valutazione che si affiancano a quelle classiche, diciamo, la cosiddetta griglia di valutazione per valutare l'interrogazione, per valutare la verifica scritta, anche una valutazione in itinere, in, diciamo, di processo. E quindi stiamo sperimentando anche questa, perché è molto più attendibile che non quella fatta in un determinato momento. Io valuto il processo, lo studente come interagisce durante la lezione, se si impegna regolarmente, è in grado di comunicare in un certo modo, fa i compiti regolarmente, ha un metodo di studio efficace, lo vedo facendo la lezione senza bisogno di interrogarlo in un determinato momento. Questa è una modalità che è stata incoraggiata sicuramente tramite degli input dati dal Ministero, ma però non è difficile da attivare. Perché? Perché ovviamente i docenti la devono sperimentare, la devono applicare. È un processo lungo. Mi perdoni la battuta, però probabilmente arriveremo alla costruzione di una macchina per la verità, no? Per capire se il ragazzo sta bleffando, quanto sta bleffando, oppure una stanza con un grande fratello, no? Per vedere se dietro la scrivania o sotto la scrivania c'è chi sta suggerendo. Certo. Però alla fine quello che ci preoccupa è la formazione dello studente, perché il cheating è un danno che lui fa a se stesso. Non tanto alla scuola, vabbè, noi non abbiamo risultati attendibili, certifichiamo qualcosa di sbagliato, ma poi chi è che ci rimette? È lo studente certo. Non si forma, e infatti quello è il problema maggiore. È frustrante per noi attivare un'organizzazione così mastodontica, anche molto precisa, molto dettagliata nella didattica a distanza, però poi non riuscire a garantire l'obiettivo finale, e qual è? La formazione dello studente, e cioè che lui abbia raggiunto tutti i traguardi alla fin fine. La nostra paura è che, e probabilmente sarà così, ci sia un grosso buco all'interno della formazione di questi studenti, o comunque le loro competenze non sono tali quali dovrebbero essere poi alla fine del suo percorso scolastico. Ah no, ma condivido appieno questo. Al di là delle battute, insomma, che invece... Al di là della battuta, no, ma condivido, guarda, ovviamente, cioè, sì, anzi, siete anche avanti, secondo me, con questi strumenti, e secondo me questi strumenti, adesso, al di là della battuta, dovrebbero essere anche un po' potenziati, no? Perché il punto critico è proprio quello. Quindi il punto critico è capire laddove si sta formando e invece laddove permangono alcune lacune. Però mi pare anche di aver percepito durante il periodo del lockdown che i ragazzi, laddove avevano delle lacune, proprio per il fatto che potevano essere anche affiancati da persone che magari quella materia la conosceva un po' di più, di fatto davano delle ripetizioni, cioè voglio dire, davano la possibilità ai ragazzi di essere maggiormente seguiti
per colmare alcune lacune che magari si portavano dietro da un po' di tempo. Può essere, sì, qualche caso c'è stato. Posso fare una battuta anch'io su questo, Andrea? Io credo che sia stata anche l'occasione questa, soprattutto per le scuole, diciamo, superiori, per un po' invertire i ruoli in alcuni casi. Cioè, secondo me non è stato raro il caso in cui magari gli studenti che sono un po' più avanti, i ragazzi che sono un po' più avanti sul piano digitale rispetto a persone che si trovano più avanti con l'età, che un po' hanno invertito i ruoli, cioè in uno scambio di esperienze, uno scambio di competenza che secondo me fa bene al paese. Credo che se c'è un lato positivo che bisogna prendere da tutta questa vicenda, questa pandemia, è questa accelerazione fortissima verso il digitale, su tutti i fronti, anche dal mio punto di vista nel campo della pubblica amministrazione, dove magari il ritardo accumulato in questi anni è molto più consistente rispetto magari alle scuole, che già come metodo erano abituati in qualche modo alla formazione a distanza, ma l'uso delle tecnologie credo che si sia spinto anche nelle pubbliche amministrazioni. Credo che questo sia un elemento da riscontrare con favore, ecco, in mezzo a tutte le criticità e i disagi che in questi tempi stiamo vivendo. Sindaco, adesso da lei, visto che ha preso la parola, per chiederle, la didattica a distanza sicuramente ha stravolto la vita della scuola, ma anche delle famiglie. Avere il figlio a casa, maggiorenne, in pochi casi minorenne per lo più, è stato un problema per molti genitori. Le chiedo quindi che impatto ha avuto sulla comunità, che lei ha potuto percepire questo tipo di esperienza? Beh, sicuramente l'impatto è stato maggiore in quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, e quindi soprattutto per le fasce più basse, penso chiaramente al primo ciclo. In alcune circostanze noi ad esempio abbiamo fatto una campagna di screening a tappeto su tutta la popolazione scolastica del primo screening, del primo ciclo, abbiamo fatto circa 1600 tamponi complessivamente, fortunatamente riscontrando pochi casi, ma prudenzialmente in quelle circostanze, in quelle occasioni, abbiamo dovuto di concerto con l'ASP mettere un provvedimento di isolamento obbligatorio per l'intera classe e quindi attivare la procedura di formazione a distanza. È ovvio che è una procedura che da un lato garantiva maggiore sicurezza alle famiglie sul piano proprio della sicurezza sanitaria e anche della tranquillità delle famiglie stesse, dei genitori, dall'altro però qualche disagio soprattutto a quelle famiglie in cui entrambi i genitori sono al lavoro, qualche problema lo ha generato. Un po' meno, devo dire, per quanto riguarda i ragazzi del secondo ciclo, quindi delle superiori, almeno da quello che è il riscontro che ho giornalmente parlando con i genitori, riescono in qualche modo a gestire il tempo e l'autonomia per conto loro. Ecco, da questo punto di vista sono un po' più autonomi e quindi è meno il disagio che si genera all'interno della famiglia. Presidente, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, molto interessante, perché ha dimostrato anche la capacità di innovare, ecco, delle scuole e delle città. Chiedo a lei di tirare un po' le somme di questa chiacchierata. Beh, io l'unica cosa che mi sentirei di fare è un appello un po' a tutti, soprattutto nell'ambito degli enti locali, di insistere dotare il proprio territorio di un'autostrada, no? Un'autostrada di dati, cioè un'autostrada, un'infrastruttura, in modo tale che
ci sia, perché questo è il tracciato che andiamo verso, che andiamo incontro, cioè voglio dire un tracciato digitale, ma il digitale viaggia se abbiamo l'infrastruttura, perché altrimenti il digitale rimane fermo. L'infrastruttura va costruita di concerto con altri operatori, ma sicuramente le amministrazioni locali devono pensare di potenziarla. Certo, servono finanziamenti, servono sinergie, servono alleanze, però senza l'infrastruttura il nostro paese andrà sempre a una velocità inferiore rispetto al futuro e soprattutto anche rispetto al presente. Grazie davvero a tutti per aver partecipato a questa nostra puntata. Ringrazio la dottoressa Polato, il sindaco Catania, il presidente Polato. E do appuntamento alla prossima puntata di 12.30 CEV. Arrivederci. Grazie, buona giornata a tutti, buon lavoro. Grazie. Grazie.